Lazio squalificato Pandev, delle rosse schiera Foggia, Mauri, Sarate, Rocchi comincia dalla panchina, Siena con Karjag, Zal, Maccarone in attacco, l'arbitro è Brighi di Cesena. Andiamo al terzo, dalla destra il traversone di Foggia dove c'è Magni, a vuoto il tentativo in acrobazia. Poi il Siena, Karjag, appoggio su Maccarone ma il tiro è centrale, facile per Carriso. Siena ancora in avanti, Del Grosso, il cross, errore di Magni in appoggio, galoppa sulla sinistra per Ghezzal, diagonale del franco algerino e brivido per la porta della Lazio. Il movimento del Siena è compatto ed efficace, qui palla in aria, gran gesto tecnico ancora di Ghezzal, è ottimo e convincente tra i pali Carriso, palla in calcio d'angolo e sul corner Maccarone sbaglia così. Male invece la Lazio, sembra una squadra involuta, senza gioco e idee. Poi nel finale di tempo Del Grosso va in chiusura su Lichtsteiner, cade il giocatore della Lazio, si spezza anche la bandierina del calcio d'angolo che viene sostituita da una nuova. Montaggio di Davide Cortoni, passiamo alla ripresa, della Lazio entra subito Rocchi al posto di Magni. Rocchi, l'assist per Foggia ma chiude porta nuova, poi esce e blocca Curci. Poi angolo di Foggia, in mischia Rosenal, manca così il possibile vantaggio, brutto il tiro del difensore centrale. Sembra ora più reattiva la squadra delle Rossi, qui c'è fallo di Rossettini su Rocchi, viene anche ammonito Rossettini, punizione, è preoccupato e ha ragion veduta Curci, straordinaria l'esecuzione di Sarate, palla sotto l'incrocio, gol capolavoro di Sarate, 7 reti in 11 gare, non segnava da 5, andiamo a rivedere la splendida esecuzione che sblocca il risultato. Nelle Siena Jarolim e Frick al posto di Karjag, galoppa, poi punizione di Maccarone centrale, poi entra nella Lazio Brocchi, esce da Bo e De Silvestri per Foggia, ma Siena pericoloso su combinazione Maccarone Vergassola sul diagonale riesce a deviare Siviglia, poi in campo anche Calaiò per Codrea nel Siena, ma la Lazio colpisce in contropiede, Sarate vola sulla fascia destra, cross e gol di Rocchi, 2-0 al 40esimo del secondo tempo che affonda le speranze della squadra di Giampaolo. Rivediamo il gol di Rocchi partito dalla panchina. Ma Siena trova ancora la forza per offendere con Ghezzal che offre questa palla a Calaiò, tiro centrale, si oppone Carriso. Andiamo al 93esimo, Sarate, conclusione, respinge Curci, poi a ribadire Lichtsteiner, qui dubbia la posizione di Rocchi, poi l'appoggio, grande gesto da altruista di Lichtsteiner per Rocchi, è il 3-0, doppietta di Rocchi e si chiude qui la gara dell'Olimpico. La Lazio dunque ritrova vicino la vetta della classifica, miglior attacco del campionato, terza vittoria consecutiva in attesa del derby e si conferma squadra molto forte nel secondo tempo. Male invece nel primo, ma poi Sarate ha cambiato il volto alla partita. Cosa si deve rimproverare il Siena? Non ha saputo approfittare del momento di crisi della Lazio nel primo tempo e così è venuta fuori la quarta sconfitta esterna consecutiva.